Io adesso non so come vogliamo, guarda, se facciamo quello. Sì, buonasera a tutti, io innanzitutto ringrazio i gruppi di opposizione del 2018 che mi hanno invitato qui oggi, visto che comunque sono consigliere comunale per la maggior parte, insomma, eletto in questi territori. Quello che insomma, stiamo cercando di fronteggiare anche in consiglio comunale è un po' insomma, segnato da delle scelte abbastanza scellerate che sta facendo questa amministrazione. Prima Gianna un po' accennando per quanto riguarda l'IMU, la CEA, ecco, io senza essere diciamo, molto diciamo, lungo, però per far capire ai cittadini che quello che vanno dicendo in giro, insomma, che vanno dicendo in giro l'amministrazione alemanna, dell'urgenza, della necessità, dell'incombenza di vendere questo 21% di Acea, perché a parte dice perché il decreto ce lo impone in maniera categorica in primis e poi perché sennò non riusciamo a pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici in seconda battuta, ecco, non sono vere nessuno dei due. E questo dobbiamo spiegarlo ai cittadini perché è un tema sensibile, quello dell'acqua pubblica, e credo che il 5 maggio ci sia veramente una grande mobilitazione a Piazza Vittoria, da dove partirà il corteo. Sono due bugie per un semplice motivo, cioè la prima è che il decreto è vero che dice che bisogna scendere al 30% entro il 2015 e in prima battuta entro il 2013, ma dà anche l'alternativa, che se non si fa perché solo si devono fare le gare per i servizi gestiti in house, e per noi significa soltanto 50 milioni di euro dell'illuminazione pubblica, cioè su un fatturato di 3 miliardi e passa di euro che fa CEA, la preoccupazione sono i 50 milioni del servizio di illuminazione pubblica, che oltretutto possono essere messi benissimo a gara, che non è detto che possa vincere anche Acea stessa, visto anche la capacità nel gestire il servizio e anche dell'esperienza che ha accumulato in tutti questi anni. Il secondo motivo, si diceva della grande urgenza di vendere Acea perché i 200 e passa milioni di euro sono indispensabili, perché altrimenti da settembre non si pagano gli stipendi dei dipendenti comunali. Allora, innanzitutto bisogna finirla diciamo, di giocare sulla pelle dei cittadini in generale e sui dipendenti comunali in particolare, perché non è niente di vero, perché se no andiamo a vedere il bilancio, dove sono stati messi poi, dove alloggiano, in quali poste diciamo, i 250 milioni di euro previsionali di incameramento della media Acea sono messi sulla metro C. Quindi cioè, stiamo parlando di tutt'altro, cioè un'urgenza è quella di finanziare forse un chilometro e mezzo di metro C, e qui poi potremmo aprire anche una parentesi sulla metropolitana anche del nostro territorio, tanto promessa dal presidente Giannini e dal sindaco Alemanno 4 anni fa, e ad oggi ancora stiamo parlando del project financing, che in bilancio c'è 1 milione di euro per una fantomatica progettazione, quando forse con un progetto un po' meno diciamo faraonico, ma anche quello di una metropolitana leggera in superficie, con forse con qualche, non dico qualche milione di euro, ma qualche decina di milioni di euro, è possibile collegare diciamo tutto un quadrante con il centro della città e risolvere in buona parte quello che è un problema annoso di tutte le parti di Roma, in modo particolare anche sulla via Bocciata, il traffico, perché è vero che finalmente forse partiranno questi lavori del raddoppio, ma io finché non li vedo non ci credo, insomma, non ci metto la mano sul fuoco, visto insomma i tempi che corrono anche legati a patti di stabilità e quant'altro. Non è che soltanto con quello si risolve tutto un problema di un quadrante che è aumentato di centinaia di migliaia di persone, cioè si risolve con una politica del trasporto pubblico che manca ancora tutt'oggi, perché negli ultimi 4 anni non è stato fatto, come diceva prima Gianna, una visione non solo del municipio ma globale di tutta quanta la città di Roma. E quindi questo dobbiamo però denunciarlo forte, perché a 10 mesi di elezioni soltanto un pazzo può pensare di vendere il 21% di Acea, che oltretutto ogni anno ci dà degli introiti, che è l'unica azienda sana che abbiamo che ci dà degli introiti ogni anno, noi decidiamo di venderla soltanto per fare una mera operazione di potere e di mercato. Ecco, quindi su questo veramente ci saranno le barricate in consiglio comunale.
Poi Gianna ha accennato anche a diversi episodi che accadono nei municipi, in particolare in questo municipio, dove servirebbe, è vero Gianna, se si riuscisse ad armonizzare un po' di più anche le spese, si riuscirebbe a risparmiare qualcosa, ad impegnarlo per fini più nobili, soprattutto per quanto riguarda le stesse scuole, eccetera. Però io quello che ci tengo a dire è che alla fine tu prima dicevi il Municipio di Giotto aveva 31 milioni di euro di investimenti, no? Ma un municipio ce l'ha anche perché c'è una cassa dirigente che negli anni si è battuta, che andrà a battere cassa nei vari sindaci, a chiedere diciamo di finanziare un certo territorio. Io credo che non ci sia una cassa dirigente in grado, perché è impossibile avere, noi nel Municipio di Giotto abbiamo per la manutenzione scolastica gli stessi fondi che ha il 17° municipio, e dico 17° per dire un municipio che non è di centrodestra, per dire un municipio di centrosinistra, quindi mi sembra circa 1 milione di euro l'anno con il trigo delle scuole e in più anche con la manutenzione di Bastoggi. Cioè queste sono denunce che dobbiamo fare a voce alta per far capire anche la gravità della situazione qui nel nostro municipio. Poi quei pochi finanziamenti che ci sono, poi leggendo anche il bilancio, ti accorgi che sono finti anche quelli, perché se noi andiamo a leggere i 3 milioni di euro per le fogne a cassa individuo, perché ci sono zone ancora nel nostro municipio nel 2012 che non hanno le fogne, sono stanziati 3 milioni di euro sulle fogne a cassa individuo, con la dicitura contributo dello Stato, che uno dice vabbè, c'è il contributo dello Stato, possono essere anche soldi veri, poi se si va a leggere la postilla precisa del codice e quant'altro, sì, è vero, sono contributi di Stato, ma quello dato dalle allineazioni delle caserme, cioè cose che forse vedranno i figli dei miei figli o quant'altro, se forse riusciranno anche a fare quell'operazione anche con, insomma, non poco discussa. Quello che siamo riusciti un po', che abbiamo cercato un po' di far capire alla gente, che anche se c'è un momento di crisi, ci sono le alternative per recuperare dei soldi che servono in bilancio. E l'abbiamo fatto anche come gruppo del PD. Abbiamo detto innanzitutto come dismissione degli immobili ERP. Noi abbiamo un programma di dismissione ERP al Comune di Roma di più di 1000 immobili da dismettere e da vendere, chiaramente a chi ne ha diritto, e attualmente, da mi sembra 3 anni, perché il 2009 mi sembra che è partito, non ci crederete, ma sono stati fatti soltanto 118 rogidi. Ed è una delle voci che potrebbe far incamerare tanti milioni di euro al Comune di Roma, e che noi oggi rinunciamo e anzi ci spendiamo sopra, perché ogni giorno poi ci dobbiamo fare le manutenzioni su questi immobili. Poi abbiamo detto la gara che abbiamo fatto sul gas, che ha vinto dal gas, che è una gara che dà la possibilità di incamerare al Comune di Roma più di 700 milioni di euro, spalmato chiaramente in diversi anni, mi sembra che 8 anni, quindi se andiamo a calcolare anche all'anno sono altri 100 milioni di euro che può incamerare. Gli introiti da delle SUL, dalle cubature, che ha anche il Comune in giro per Roma, che può mettere a gara e può vendere invece di farle rimanere morte lì. Quindi insomma le alternative ci sono. Quello che non si riesce a capire, anche troppo bene a capirlo, che non c'è questa mentalità, perché c'è la mentalità dell'oggi, del vivere il quotidiano, di dire ok, mi prendo questa penna e oggi risolvo il problema, però senza pensare a quello che può accadere domani o dopodomani. Ecco, noi è questo che dobbiamo cominciare a sviluppare un programma su questo, su progetti a lunga durata, anche se inizialmente magari la gente potrebbe anche non riuscire a capirli perché vuole tutto subito. Però il senso anche di una classe dirigente responsabile è anche quella di far capire alle persone che serve tempo, ma serve programmarle le cose e non vendere la penna oggi per risolvere il problema che poi ti ritrovi domani o dopodomani. Quindi iniziare a fare questo con un programma, anche buttare giù un programma insieme agli amici, agli alleati, insomma, del centro-sinistra, per ritornare anche a governare questo municipio che in 4 anni è stato veramente lasciato allo sbando, no? Abbiamo chiesto per tanto tempo di mettere in sicurezza tante strade, in particolare la via Casalselce, che è una via
importantissima, che in un anno ci sono stati 5-6 morti, cioè stiamo parlando di queste cose, e poi veramente mi viene a sorridere quando per rabbia quando Gianna ci racconta insomma le cose che avvengono in questo municipio e che con quei soldi si potrebbero fare tante opere migliori. Il motivo, Gianna, che se poi aiuto, il motivo principale secondo me che voi non avete approvato, cioè non avete discusso e quindi poi di conseguenza votato il bilancio, è perché c'è una situazione di grosso imbarazzo anche nei municipi di centrodestra. E l'abbiamo visto anche nel secondo municipio, per esempio, è stato bocciato il bilancio, costringendo la presidente del municipio secondo a rassegnare le dimissioni. Abbiamo visto con grosse difficoltà votare il bilancio in altri municipi, perché è un bilancio vuoto, un bilancio in cui non ci sono risorse, in cui non c'è investimento. E quindi si è usato la scusa di dire ok, siccome non ci danno un'altra settimana, che è un'altra bugia anche quella, perché noi il Campidoglio, prima di esprimere un parere nelle commissioni consigliari permanenti sul bilancio, abbiamo aspettato un'altra settimana per dare proprio la possibilità ai municipi di esprimersi, visto che è stato da poco tempo e viste le tante delibere propedeutiche che erano legate al bilancio e vista anche l'importanza delle delibere, perché c'è anche la delibera, quella principale, quella sulla holding, in cui inserite, insomma, in Alletta si dice di vendere la CEA, inserite, senza dire come, quando, perché, cioè, inserite, si dice dismettiamo il 21% della CEA. E mi potrei dilungare, insomma, in mille altre questioni, però, e qui chiudo, veramente una, diciamo, non c'è un senso di responsabilità, ed è questo che noi dobbiamo recuperare, che noi dobbiamo mettere a servizio della gente, un senso di responsabilità per raccontare le cose sì come stanno, ma anche per dare un'alternativa credibile per il governo dei prossimi anni. Grazie. Se qualcuno vuole intervenire, tutti i contributi. Che cos'è l'ERP? Il consigliere ha parlato di ERP, che cos'è? Edilizia residenziale, appena arrivato Renato Rizzo dell'Unione Inquilini, così lo presento pure. No, mi aveva chiesto e io non l'ho fatto, e comunque stanno facendo delle riprese per la rete del gruppo comunale, del PD comunale, quindi ci sono le riprese, speriamo che attraverso questo strumento perlomeno riusciamo a divulgare la nostra. Non so se posso fare un'altra domanda al consigliere Stampete. Il 21% della vendita della CEA è un riferimento alla percentuale dell'IVA, per cui non ha neanche fantasia sui numeri? No. È accidentale? Grazie. Beh, possiamo sempre giocarcelo, visto che sto 21 ricorre, sperando che resti l'IVA, resti al 21.